ci ha messo ancora di più nei casini. Cercavo una soluzione. Hai trovato un problema? Un altro? Ho pensato che magari nessuno se ne accorge se manca tra tanti e possiamo rivenderlo. E cosa? Non basta quel poco che abbiamo, non ce la facciamo. È difficile andare avanti così. Se solo avessimo avuto figli. Più bocche da sfamare. Più braccia per lavorare. A che serve parlarne? Siamo soli. Non ti senti scontento? Lo sono. Invece. Dobbiamo inventarci qualcosa. Ti può rubare un quadro e rivenderlo? Crederebbe davvero qualcuno che poveracci come noi abbiano una cosa così tanto preziosa? Ho scritto d'impulso. Sono disperata. Stanca. Ah, vattene pure se vuoi. Non ho detto questo, sei mio marito. Io lavoro, sudo, faccio il possibile. E cosa farlo anch'io? Per farmi ridere dietro dalla gente che non riesco a mantenere mia moglie? No. Cambiamo aria, perché non ci trasferiamo in città? Magari trovi un altro lavoro? Io solo questo mestiere so fare. Ma se non hai mai fatto altro, come fai a saperlo? Ma te non te ne frega niente, ti importa solo rimanere in questo buco che chiami casa. Chi cercate? Dove sono? Che cosa strana che volete fare, Antonio. Io non vi capisco niente. Mi state prendendo in giro? Se uno scherzo non mi piace affatto, Antonio. Io non vi capisco. Dove sono? Chi è Antonio? Adesso basta, mi avete stufato, Antonio. Io non sono Antonio. Se perseverate con questo gioco, io dirò a tutti che siete un pazzo. Potrete dire addio alla vostra carriera d'artista. Ed io diffonderò in giro. Io non sono Antonio, non sono Antonio, non sono Antonio, non sono Antonio! Io non sono Antonio. Mi sono solo un misero contadino in bar.